ascolti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Se mi vedete un po' scossa è perché ho appena finito di vedere Infinity War, di cui poi vi parlerò in un altro video, quindi non è questo il caso. E sono tornata, ho trovato ben tre pacchetti, ho detto apriamoli subito. Io non dovrebbero essere tutti di Wish, in realtà dovrebbero arrivarmi anche altra roba. Quindi probabilmente ci sarà anche un altro unboxing di Wish, non lo so, vediamo un attimo. Intanto apriamo questo qua, il primo che è un po' lunghetto. Armati di forbici. Andiamo subito ad aprire. Come sapete, io amo gli unboxing, ho scoperto che li piacciono anche a voi, quindi ho deciso di fare più video unboxing, cioè nel senso non è che adesso ordino le cose per fare gli unboxing, per carità, non è questo il caso, però mi servono delle cose, quindi le ho prese. Figata! Figata, vedete la figata. In realtà dovrei avermi anche degli altri pennelli. Questi sono dei pennelli da ombretto, perché il mio pennello è ombretto di Essence, non da farsi benedire. Tutti quelli sono ancora di quelli vecchi vecchi vecchi, quindi sono tutti sfracciullati. Figata, questi li provo domani mattina. Tra l'altro sono confezionati singolarmente, una cosa stupenda. E sono tutti quanti ombretti, sì. Pennelli da ombretto, ne abbiamo uno per sentire com'è, se è setoso, se è morbido, se è come si apre da fare. Riesco ad aprirlo. Aspettiamo un secondo. Devo che sono aperti così. Ah! Che figata! Tutto tipo sirena con la codina così, a punta. Molto semplici. Vado qua, infatti non mi dà alcun tipo di fastidio. Questo è un po' angolato, un po' particolare. Io non mi intendo tanto di pennelli. Io amo i pennelli, ma non mi intendo tanto di pennelli. Questo è piatto. Questo è la sfumatura, lo vedo anch'io. E questo a punta, boh, sarà di precisione. Tanto mollo, quindi boh. Vediamo un secondo. Comunque sono super fighi, super belli, no? Vabbè. Mi piacciono un sacco questi. Andiamo a aprire il secondo pacchetto, questo qua più piccolino. Boh, saranno anche i pennelli anche qui. Andiamo a vedere cosa mi è. Perché non so che cosa mi è arrivato. Cioè, io so solo che ho ordinato tipo 5 cose, una cosa del genere. O 4, ma forse anche 6, non lo so, non mi ricordo più cosa ho ordinato da Wish. Ho ordinato comunque un po' di roba e aspettavo appunto che mi arrivasse. Che qua sono i pennelli, ma non sono come lì pensavo io, effettivamente. Sono un po' di pessima qualità sti pennelli. Allora, sono pennelli da Wish, sono rosa. In realtà sembravano molti molti di più dalla foto. Comunque, vediamo la qualità di questi pennelli. Mi sembra un po' pessima, però ci hanno visto ottime recensioni, quindi boh. Ecco, già vedo, forse voi non lo vedete. Ecco, qua lo vedete contro i miei capelli, che c'è già un pelucco che viene via. No, buono. Più per niente. Ma che cazzo? Cioè, oh, cos'è? Questo è così. Ah, diciamo che questi ottimo, questi un po' meno. Questo è per le sopracciglia, da questo duro come il marmo. E questi sono per gli occhi. Vabbè, comunque avevo bisogno di un po' di pennelli, quindi alla fine. Ah, questo qua a schiumina, cioè a coso si capisce, no? Che cos'è questo qua. Questo boh, ma per dipingere. E questo è a punta. Boh, questi non hanno più fatto una buona riuscita, diciamoci la verità. Poi questo è proprio l'uscita sua. Vabbè, almeno un tot di pennelli buoni sono arrivati, che sono questi qua, che mi piacevano un sacco. Abbiamo il pacco più sostanzioso, che forse so cos'è, e spero che siano fatti bene, se è quello che ti penso io, perché sennò va a finire veramente male.
penso io. Perché la mia... ma sono enormi. Ma... c'è qualcosa che non quadra, gente. Allora, dovete sapere che io sono una persona molto normale. Come io ho le orecchie, dentro le orecchie da gatto, bianche, volevo fare tipo dei video. Non so, tipo fare le orecchie da gatto bianche con le zampe da gatto. Perché c'è la corda? Brutta cosa. Puzzano di cina dalla mattina alla sera. Gente, ma che fi... ah, perché sono da legare insieme con la cordina. Non so cosa serve legarle insieme, ma va bene lo stesso. Questi sono leggermente macchiati. No, gente, cioè io adesso, io questi li ho presi per fare dei video, magari quelli che ha gatto quando faccio dei video parlati, non lo so. Ma sono la fine del mondo. Questi li ho visti alle fiere, venivano tipo qualcosa come 15 euro. E questo l'ho pagato, mi sembra, 8. Quindi alla fine ne ho pagati la metà. Ma sono la fine del mondo. No, vabbè, questo ci farò... non posso... da dove è uscito? Oh, mamma. Fanno un sacco di pelucchi. Vedono? Non so se si vedono, si fanno un sacco di... prendono un sacco di pelucchi. Comunque sono una figata pazzesca. E... puh. Cioè, voi non lo vedete, ma ci sono un sacco di pelucchi, dei guanti che... partono. E non è propriamente bella sta cosa, comunque... alla fine non sono brutti, cioè per quello che mi servono vanno anche bene, cioè non ci vado in giro con queste cose. Sarei in grado, ma non lo faccio. Potrei fare video di, non so, di video parlati con queste cose che sono piaciuta. E niente ragazzi, questo è l'unboxing di oggi, spero che vi sia piaciuto tutto quanto. E questa è un po' la mia esperienza con Wish, devo dire che cinese si vede fin troppo bene che è roba cinese. Però alcune cose sono tanto carine, kawaii. E niente, oggi smetto così e ci vediamo al prossimo video.